Diciamo che il SIR è l'esito di un dibattito che sta avvenendo nell'ambito dei settimanali cattolici in Italia. Cioè i settimanali cattolici avevano una loro autorevolezza a livello territoriale locale, ma non venivano percepiti come autorevoli a livello nazionale, perché la loro autorevolezza appunto era recintata, confinata nel locale. E ci si chiedeva come far arrivare, come dire, mettere insieme queste risorse che erano molto valide a livello locale anche a livello nazionale. E si pensò appunto a un'agenzia, era stata preceduta da una sorta di agenzia, il SIS, ma serviva così per alcuni commenti al Vangelo o poco altro per i settimanali cattolici. Ed è nato il SIR, per volontà proprio dei settimanali cattolici, di avere una voce che fosse a double face, cioè da una parte consentisse ai settimanali cattolici di avere delle notizie e anche articoli anche di significato per loro settimanali, ma serviva anche per rendere la notizia religiosa o i fatti di religione anche accessibili agli esterni, ai vaticanisti, ai media, agli altri media. Far sentire la voce della Chiesa anche agli altri media. È stata una impresa di non poco conto che poi con il convegno di Palermo ha avuto ancora maggiori chance e maggior peso, proprio perché a Palermo ci fu per la prima volta la Chiesa in Italia si pose il problema della comunicazione sociale e dell'informazione, lo prese di petto perché si stava parlando quella volta del progetto culturale che il presidente della CEI, Cardinal Ruini, stava promuovendo in Italia presso i vescovi, presso le diocesi. E dunque il problema della comunicazione e cultura è stato un problema abbastanza, vero problema che fu affrontato a Palermo. È stata certamente una scommessa, ma una scommessa molto ragionata, preparata da 10 anni di dibattiti su questo e quindi graduale, è stata fatta con razionalità e anche facendo, come dire, anche i conti del buon padre di famiglia per le risorse che ne occorrevano. Si è dovuto cercare certamente la solidarietà della CEI, e per avere la solidarietà della CEI occorreva far capire l'importanza di avere uno strumento così sul piano dell'informazione e della comunicazione come il servizio del SIR. Questo fu fatto, poi la crescita è stata graduale, si è partiti con Fallani, poi si è passati ad altri, sempre più accresciuta l'importanza anche a livello europeo, per esempio, del SIR, perché si è agganciato alle altre realtà che in altre situazioni di paesi a livello ecclesiale, altre agenzie di comunicazione, ma è diventato autorevole presso proprio anche l'Episcopato europeo. È stato uno strumento molto importante che nel tempo è andato via via crescendo, sia come importanza informativa sia come autorevolezza. L'augurio che vorrei dare al SIR, ma a tutti gli strumenti di comunicazione in Italia, cattolici, che credo siano attualmente anche in una qualche difficoltà gli strumenti di comunicazione cattolici, non che non lo fossero nei tempi addietro, abbisognano di persone creative che sappiano trovare forme che ridanno attualità e vigore alla informazione
libera, come noi ritenevamo che dovesse essere l'informazione dei settimanali cattolici allora, libera ma allo stesso tempo autorevole, che non fa conto tanto sulla quantità delle risorse a disposizione, che non fa conto soltanto sulle nuove tecnologie, ma il tutto le piega a uno scopo che per noi è sempre stato lo scopo principale, di portare la parola tra la gente e portare la gente alla parola. Per parola intendiamo il Vangelo di Cristo.